Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spin di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per parlare del prodotto della settimana. Con le piogge e le temperature che scendono come nelle ultime settimane, una delle cose che penso tutte le mattine mentre vengo al lavoro e passo sul lago è che sarebbe proprio una bella giornata per andare a pescare i lucci. In questo periodo, infatti, i lucci iniziano a prepararsi per la frega invernale ed è l'autunno, è probabilmente il periodo migliore per rischiare di incappare nell'esemplare d'Italia. Ci sono diverse esche che si possono utilizzare per pescare il luccio in autunno, ma è innegabile che la classica shad di gomma occupi un posto speciale nel cuore di tutti i lucciari. Il problema comune, di cui però tutti i pescatori si lamentano quando pescano con la gomma, è che appunto l'esca siliconica non va molto d'accordo con i denti dei lucci. Non è raro infatti che si finisca per dover buttare un'esca siliconica dopo aver combattuto magari anche solo con un pesce e spesso e volentieri anche non di buona taglia. Del resto, come sanno i pescatori più esperti e smaliziati, è proprio la morbidezza della gomma che fa la differenza tra un'esca con un nuoto molto sinuoso e catturante e una invece con un nuoto più statico e fermo. Negli anni si sono viste infatti le peggio cose per cercare di unire il binomio esca dura, quindi realizzata con una mescola dura, che abbia comunque un buon movimento. Ma l'unica soluzione che effettivamente può dare dei risultati in questo caso è quella di andare ad appesantire la nostra esca in punti particolari con zavorre spesso anche molto importanti. Fino ad oggi non c'erano altre soluzioni per questo problema. Spesso però accade che qualcuno tiri fuori una soluzione talmente semplice ad un problema così annoso da lasciarci veramente sbigottiti. E come proprio in questo caso, ed è proprio il caso di dirlo, Storm ha lanciato una di queste soluzioni semplici ma allo stesso tempo brillanti. Sto parlando del RIP T-Bone. Il T-Bone, come le famose bistecche con l'osso a forma di T, deve il suo nome alla particolare forma con cui è stato realizzato il ventre di quest'esca. Infatti sui lati, come vediamo, abbiamo la pancia dell'artificiale, diciamo così, molto scavata, che va a creare appunto una T. Grazie a questa forma inusuale, in Storm sono riusciti ad andare a togliere tutto quel grasso in eccesso dall'esca che gli avrebbe impedito di muoversi in maniera sinuosa, dovuto anche al fatto che il T-Bone è realizzato con una mescola molto resistente e dura. Questa forma non agevola soltanto il nuoto dell'esca, ma una manna dal cielo anche durante la mangiata. Infatti, quando il luccio mangia, l'artificiale collassa su se stesso lasciando subito esposte le ancorette. In questo modo la nostra armatura incontrerà subito il palato del predatore e potremmo anche salvare la gomma da tagli dovuti ai denti. Parlando anche di armature, in Storm sono andati a ideare questo screw system, come lo chiamano loro, che non è niente di nuovo di per sé, se non fosse per la particolarità di poter andare a sostituire questi dischetti di piombo o di zinco, a seconda delle grammature, per poterne cambiare e variare la zavorra dei nostri artificiali, in modo da poter pescare a diverse profondità, ma anche per cambiarne la presentazione. Il RIP T-Bone viene venduto singolarmente, sfuso, come le più classiche esche siliconiche da luccio, ed è disponibile in un'unica misura, 18 cm, e in varie colorazioni della classiche della pesca a luccio, come la Fight Tiger, come quello che ho qui in mano, oppure delle colorazioni più naturali. Potete già trovare disponibile su tuttospinning.com le varie colorazioni del RIP T-Bone e le armature Screw System. Vi metto il link in descrizione. Come sempre, in descrizione troverete anche il link per iscrivervi alla newsletter. Iscrivendovi riceverete tutte le settimane le offerte dedicate ai suoi iscritti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere like e a condividerlo con i vostri amici. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non rischiare di perdere i prossimi video che pubblicherò qui sul canale. Noi ci vediamo sicuramente settimana prossima per un nuovo video della rubrica Il prodotto della settimana. Voi magari intanto andate a pescare i lucci e fatemi sapere come va. Magari mandatemi una bella foto su Instagram.